Aggrottaglie usa termini soft, ma in linea con quelli usati dal leader del PDL, Angelino Alfano, il ministro della giustizia designato come successore di Berlusconi, fedelissimo del premier in Puglia per un tour elettorale, torna ad attaccare la sinistra, ma non i giudici. Dei primi critica il sussiego, tipico di convinto di conoscere la verità, a questo contrappone la solarità ed umanità del PDL e dei suoi uomini. Ma quando viene interrogato sui temi di più stretta attualità, affina le armi ritornando alle questioni che governa quotidianamente. È cominciata per la prima volta nella storia una discussione in commissione affari costituzionali e giustizia della Camera sulla riforma della giustizia. Non era mai accaduto in questi oltre 60 anni di storia. Perché? Perché nessuno aveva mai avuto il coraggio del cambiamento. Noi abbiamo questo coraggio sostenendo delle tesi ragionevoli, e cioè la responsabilità civile dei magistrati, chi sbaglia paga, e l'altro principio, ciascuno faccia il proprio mestiere. Il PM ha il compito di sostenere l'accusa nei confronti di un cittadino indagato o imputato, il cittadino si deve poter difendere con gli stessi poteri e gli stessi doveri rispetto al pubblico ministero, e in alto, equidistante, parziale, ugualmente estraneo alle ragioni dell'accusa e della difesa, vi è il giudice. Noi sacralizziamo il ruolo del giudice. La magistratura lamenta scarsezza di risorse, su questo punto che cosa ci può dire? Che noi abbiamo fatto il possibile per assicurare efficienza, che i tempi sono quelli che tutti conoscono e che la crisi non riguarda la giustizia, è una crisi mondiale. Noi abbiamo fatto dei significativi investimenti nel settore della informatizzazione, della digitalizzazione per accelerare i tempi dei processi, e abbiamo già raggiunto importanti risultati in questo senso. Caro Ciro, io ti ho conosciuto.